Come anticipato, in questa seconda parte ci occupiamo di un progetto del quale abbiamo già parlato in alcune altre circostanze, ma lo facciamo sempre molto volentieri. Io saluto la professoressa Silvana Diverio. Buonasera, Buonasera. professoressa di veterinaria. Con lei molte altre volte abbiamo parlato di randagiamo, ma poi ricordiamo anche a chi ci segue che cos'è randagiamo, di che cosa si tratta, a seguire tutte le sue randagenti, è giusto? Perfetto. Claudia Enas, Chiara De Filippi, Martina Iaboni e Beatrice Boccini. Buonasera a Buonasera, tutte quante buonasera. voi. Alle randagenti, professoressa, questo è un nuovo acquisto, almeno in termini di neologismo, Stiamo insomma. facendo tutto con randa. Proseliti state facendo. Randagiamo, randaquiz, randagenti, randateam. Ricordiamo che cos'è randagiamo. Sì, andrà a promuovere l'adozione dei cani e dei canili. È un progetto fatto in partnership tra l'Università di Medicina Veterinaria, la facoltà, insieme all'ASLE, ed è stato ormai promosso dalla, e quindi ci sta incoraggiando ad andare avanti a usarlo come progetto pilota. E in più stiamo facendo tante collaborazioni con istituzioni, dallo Sportello a Quattro Zampe della provincia di Certo. Perugia, al comune, all'istituto zooprofilattico con cui faremo dei progetti sul benessere animale. Quindi, in sostanza, vuole cercare di rendere più adottabili i cani, il progetto che stanno in canile, avvicinare i cittadini e fare in modo che i cittadini si ricordino che questi cani sono lì e che aspettano qualcuno e che comunque questi cani sono bravi, formati, educati, pronti per entrare in famiglia. Quindi i randagenti sono proprio Certo. quelli che Servono a questo, sono, insomma. assolutamente sì. A promuovere l'adozione, ma anche a preparare i cani ad andare nelle famiglie che li accoglieranno. Sì, e tra l'altro il progetto si avvale anche di figure professionali importanti come la dottoressa Catalani, che mi dispiace che non è qua, che è un medico veterinario comportamentalista, e insieme alla Beatrice si occupano anche di palavutazione dei cani e di, insomma, c'è Perché, un insomma, bel team. ricordiamo, le cani arrivano dalle storie più disparate, naturalmente, Certo, no? nessuno Quindi, sa. diciamo, non vengono da storie proprio bellissime o nella migliore dei casi, tra virgolette, hanno il padrone di riferimento, nel peggiore sono stati proprio abbandonati dal padrone di riferimento. Quindi, insomma, sono cani che naturalmente immagino, posso anche solo immaginarlo, non vengono da storie di grande felicità, Sicuramente almeno l'abbandono è nell'ultimo un periodo trauma. della loro vita, insomma. Sì, l'abbandono sicuramente è un trauma, comunque sia, Certo. indipendentemente dalla storia che hanno alle spalle. Quindi. Certo, insomma, sono cani da trattare con particolare dolcezza e delicatezza, ma da considerare in modo anche speciale, no? Il motivo, diciamo, di attualità che ci porta a tornare su Randagiamo, del quale ci siamo occupati volentieri più volte, è un corso, è un terzo corso di formazione per volontari impegnati nelle passeggiate dei cani di canile. 10, 12, 13 febbraio si è appena quindi svolto questo corso e riguarda i volontari che fanno uscire un po', insomma, fanno divertire un po' questi cani. Poi parliamo delle sagome che abbiamo e andiamo proprio nello specifico. È così, il corso riguarda questo. Il corso riguarda la formazione dei volontari che accompagnano quello che fanno i randagenti. Vuoi Sì, spiegarglielo tu? sono state 3 serate aperte, in particolare quest'anno abbiamo fatto una grande promozione per cui abbiamo raccolto molti partecipanti. Bene. Sono state 3 serate incentrate sul benessere del cane, sulla sua comunicazione, sulla comunicazione del cane tra cani e del cane con gli esseri umani, per cui una corretta gestione, una corretta Queste comunicazione persone che hanno del cane. partecipato dovrebbero venire a dare una mano Sì, per far uscire un po' questi cani, esatto. far fare passeggiata al Sì, cane, insomma. cioè, perché in realtà loro formano il cane e gli insegnano a fare tutta una serie di cose, però Certo. poi quando il cane è formato Poi deve arriva mantenere le insomma, l'uomo di competenze. riferimento che non è formato. Quindi il volontario viene educato, cioè formato a far ripetere al cane tutta una serie di cose che ha acquisito in modo tale che le mantenga fino al momento in cui arriverà l'adottante. E che quindi acquisisce così un Certo. cane che sa già fare tante cose. Quindi il volontario deve essere formato, è importante, e deve Certo. essere guidato da loro che sanno come approcciare il cane, l'hanno insomma cresciuto in qualche modo. Quindi questo corso era la terza edizione, vi ha aiutato a formare questi volontari. Stiamo vedendo peraltro alcune fotografie che vi riguardano, insomma, che riguardano la vostra attività del corso proprio recentissima, insomma, Sì. la settimana passata. Un buon risultato, no? Ci ricevate una buona risposta. 80 persone, la cosa più Insomma, sono bella, molte. è di professionalità completamente diverse, dal cuoco all'operatore, Certo. all'impiegato, all'educatore cinofilo, quindi una platea molto differenziata, bravissimi corsisti, sono stati Stiamo vedendo il tecnici grande gruppo veramente del bravi. corso che veramente penso sia per voi un motivo di giusto orgoglio, insomma, un ottimo risultato. Parliamo delle sagome. A chi posso chiedere di parlarmi di questi
Cioè, naturalmente è inutile dire che mi sarebbe molto piaciuto averli fisicamente, no? Però ci accontentiamo delle sagome di questi cagnolini. Chi me ne parla? Allora, le sagome sono state fatte per un evento in particolare, che era l'evento del flash mob che si è svolto in piazza in centro a Perugia. E è stato un evento molto particolare perché è partito come una cosa molto divertente. Poi però quando ci siamo trovati lì in centro con quella musica molto suggestiva, c'era un pezzo del flash mob dove c'era una simulazione dell'adozione. C'erano persone che entravano in questa gabbia fatta da noi che ci tenevamo per mano e al centro c'erano loro. E è stato un momento veramente molto emozionante e veramente molto molto bello. E quindi le sagome sono servite un po' ad attirare l'attenzione su questi cani che sono veri. Esatto, questo è importante da dire, cioè questi cani esistono veramente, non sono di fantasia, non sono chissà dove, sono nel canile, ci aiuti il professore a con le strade, il sanitario, quello vicino al cimitero. Il sanitario, quello al paese, diciamo così, no? Vicino al cimitero del paese. Quindi sono cani accolti da questo canile realmente. Sì, sì. A chi posso chiedere i nomi, per esempio, la descrizione sommaria di questi cagnolini? Allora, questo è Gregory, questa è Olga, Astor, Fox, Smilla e Summer. Sono cani tutti ancora in canile o qualcuno di loro ha già avuto una felice adozione? Questo Olga. Naturalmente ci farebbe particolarmente piacere. Sì. Olga non è più in canile. No, è stata adottata da una bellissima famiglia, sta benissimo, si trova benissimo con due bambine, quindi è felicissima. Anche Fox, quello lì davanti a Claudia, è stato adottato. Sì, che aveva attirato la mia attenzione, ve lo confesso, prima di cominciare la nostra conversazione, perché ha un'aria molto simpatica, molto vispa, molto... Lo è molto simpatico, molto vispo e molto intelligente, anche lui sta benissimo. E l'altra è Smilla, a cui noi siamo particolarmente affezionate perché è una sorta di mascotte del canile. È stata in canile tanto tempo, eravamo tanto legati a lei e sta con una ragazza che veramente è l'altra metà della mela. Sì. E vi è dispiaciuto un po'? Vi dispiace un po'? Cioè, da una parte sarete felici perché naturalmente il cane realizza il suo sogno di avere una famiglia, quindi. Però dall'altra un cane che è stato a lungo in canile un po' dispiace che se ne vada. Il momento dell'adozione è tanto particolare, perché da un lato c'è una grandissima gioia perché il cane trova la sua famiglia, trova la sua dimensione. Dall'altra l'idea che magari non lo rivedremo, perché alcune adozioni poi si sono svolte fuori regione, quindi magari i cani ora vivono lontani, un po' dispiace, un po' sì. Qualche lacrimuccia scappa, io direi che è abbastanza inevitabile, no? Anche se è un po' la vostra mission, come si dice, quella di farli adottare, poi quando se ne vanno magari un po' dispiace, no? C'è un'affezione, credo, del tutto naturale a questi cagnolini. Quanti sono in questo momento, professoressa, i cani presenti al canile? Al canile sanitario sono dai 60 ai 70 ormai, entrato a regime, non di più di quelli, per cercare di incrementare anche il benessere dei cani, quindi non avere troppe presenze in uno spazio limitato. Quindi quelle adozioni che quest'anno, tra l'altro, sono andate benissimo, e riusciamo a mantenere, considerando le entrate e le uscite, mantenere fisso il numero, cercando sempre di farlo ridurre, ovviamente. Sembra a lei forse dice non sono poi tanti, in realtà non sono neanche pochi, insomma, un buon numero di cani da seguire. Calcoli che sono cani al sanitario, quindi è il posto dove i cani vorrebbero stare per i primi due mesi. Quindi quello che noi cerchiamo di fare è di farli adottare ancora prima che vadano al canile rifugio, in modo tale che possano non passare un periodo molto lungo. Non andarci proprio. Esatto, quindi il lavorare sui sanitari è questo. Poi devo dire grazie alla Regione, perché veramente lei ci ha permesso quest'anno di sperimentare una cosa nuova, cioè di andare oltre al canile sanitario, e ci ha permesso di provare, randaggiamo come progetto pilota sia a Gubbio che a Foligno che a Terni. In realtà siamo diventati operativi solo a Gubbio, dove abbiamo lavorato bene con la dottoressa Boccini e loro, e siamo andate tante volte, quindi siamo riusciti a formare un tot di cani, eccetera. Con Foligno e Terni un po' più difficoltà, ma speriamo in futuro di riuscire a lavorare bene. Partire bene anche lì, insomma. Sì. Abbiamo parlato di varie iniziative, il corso, i flash mob, l'adozione, e anche una parola mi sembra importante dirla su come voi seguite le famiglie anche dopo che hanno adottato il loro cane prescelto, diciamo. Certo, la forza di randagiamo poi è anche questa, perché ognuno di questi cani viene formato nel momento in cui sta in canile, ma quando entra nella famiglia e quindi quando si inserisce in un contesto che per lui è completamente nuovo, non viene abbandonato, ma noi continuiamo a seguirli, diamo delle indicazioni, dei consigli, siamo sempre presenti se c'è la necessità, e quindi per noi è una grandissima ricchezza, perché riusciamo a vedere come poi il cane si trova nel contesto familiare, nella società, e devo dire che i riscontri sono assolutamente positivi, perché c'è una grande soddisfazione
condivisione da parte delle famiglie. E poi anche per le famiglie è una garanzia, perché sanno che comunque non si trovano non da soli. Sono abbandonati in una struttura di professionisti di riferimento. Certo. Altre iniziative? Lo chiedo a lei, Claudia Eras. Sì, a parte queste con le sagome, ci sono occasioni in cui i cani partecipano dal vivo, come per esempio con le strade. Ci sono stati appuntamenti a cadenza quindicinale più o meno in cui ci siamo recati con i cani. Avete fatto bene, perché fanno un ottimo effetto, secondo me. Sì, sì, sì. Sono assolutamente un'immagine bella, insomma. Sia per dare a loro visibilità dal vivo, certo, ma anche per loro come occasione di arricchimento sociale. È naturale. Quindi certo, stare in un contesto di... E com'è andata? Molto bene, molto bene. Tante persone si fermano a conoscerli, ci chiedono informazioni sul progetto, tornano poi a trovarci in canile, quindi... Avete ottenuto magari anche attraverso queste iniziative delle soddisfazioni in termini di adozioni? Sì, 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 assolutamente. Persone che hanno saputo così della vostra esistenza e contemporaneamente hanno scelto di realizzare un progetto, no, di accoglienza per un cane, insomma, in casa. Il nostro tempo sta per terminare, io poi vi chiederò i riferimenti, perché un progetto così attivo sul territorio deve necessariamente essere reperibile in qualche modo, no? Però velocissimo ciascuno di voi, perché mi sembra giusto e bello farlo. E una piccola storia del cane che più vi ha, diciamo, colpito al cuore da quando lavorate a Randagiano. Comincio con lei. Ce ne sono tanti. Ci credo. Il mio personalmente purtroppo sta ancora in canile. Da quelli adottati, beh, forse Smilla, come ho detto prima, è una a cui io ero tanto legata e fortunatamente, dato che la sua adottante è una studentessa di medicina veterinaria, riesco a vederla ancora. Ah, benissimo, quindi è rimasto il rapporto. Quindi sì, assolutamente. Quindi c'è, sì, può sì, esserci, sì, immagino, una storia, un cane che rimane un po' più nel cuore, no? Credo sì, sia del tutto fisiologico, pur amandoli e rispettandoli tutti. Assolutamente. Però, siamo persone, certo, poi i feeling sono anche a pelle, no? Certo. Sì, i miei preferiti sono stati, cioè, Polpetta, esatto. Che la parola, insomma, la dice lunga. Sì. E ho assistito al suo ingresso in canile, che è stato comunque un momento abbastanza traumatico, sia per lui, per gli altri cani e per noi che eravamo lì. È sempre un po' un equilibrio che si rompe quando un cane, certo, entra in un gruppo. E fortunatamente è stato adottato da una signora fantastica. E il mio secondo invece è Pisellino, che è ancora in canile, è un cane meraviglioso, molto vivace, che cerca casa. Cerca casa, e questo, insomma, lo diamo come messaggio. E io invece volevo ricordare Pino, che è un piccolo polpino color cioccolato che è stato adottato da una famiglia meravigliosa a Milano. Sono delle ragazze fantastiche, io le chiamo ragazze perché anche la mamma è una ragazza giovanissima, che lo porta dappertutto e ogni volta ci manda foto, ci fa sapere sempre tantissime notizie. Quindi lo continuate a seguire a distanza, sì, anche se è, sì, lontano. Sì, il nostro principino azzurro, andrò a dire, una famiglia di donne. Ecco, perfetto, e hanno scelto un cane maschio, insomma. Anche io diversi, vorrei ricordare Frullo però. Frullo, che è stato con noi quest'estate, anche un po' conteso tra diverse persone che venivano a conoscerlo, desideravano portarlo via, poi dubbi vari che giustamente anche poi insomma, no, è una scelta di responsabilità che va presa con coscienza e con serietà, insomma non si scherza, non assolutamente si gioca, quindi... E anche lui è stato adottato da una famiglia meravigliosa con la quale siamo in contatto, soprattutto ha fatto su WhatsApp il gruppo Amici di Frullo. Sì, sì, creato dalla famiglia. Con molti, diciamo, adepti. Foto, perfetto. Video. Professoressa, anche lei. Io concludo con una coppia, perché l'amore deve trionfare. Sono Rosa e Astor. Astor è questo, appunto, con lo sguardo Astor, un po' da tontolone piccolino. Che ha uno sguardo fantastico. E Rosa, guardi, che ha un cagnone enorme. Ma per sono... lui è il maschio, sì, e Rosa è enorme. E sono indivisibili, si adorano. Se lui lo portiamo in passeggiato, c'è lei che trema finché non torna. Se qualcuno li può adottare insieme, perché sono veramente due cani innamorati quindi uno dell'altro. Insieme, o se no vi dispiacerebbe. Meraviglioso. Che dividerli sarebbe un delitto, già visto il grande amore, insomma. Esatto. E lui ha uno sguardo simpaticissimo, devo dire la verità, perché è proprio un cane dallo sguardo dolce e simpatico. Vogliamo ricordare i contatti cioè attraverso i quali si può venire intanto a conoscere magari qualcuno di questi cagnolini, capire i servizi che voi offrite e pensare magari a un'adozione? Mi chiedo a lei. Allora, abbiamo creato su Facebook una pagina, perfetto, che è Progetto Randagiano. Poi c'è il sportello Quattro Zampe, ci aiuta moltissimo, stessa cosa su Facebook per promuoverlo.
E canile sanitario, c'è il telefono sia del canile che l'email della dottoressa Stefania Mancini, che è una persona importantissima. Ecco qua, vediamo la vostra pagina Facebook, scorrere. C'è la mia email anche con un indirizzo disponibile e voglio ricordare un appuntamento che diventerà fisso ogni settimana su Corriere dell'Umbria. La domenica uscirà una pagina dedicata a parte a Randagiamo e agli animali. È un appuntamento con la dottoressa Boccini, abbiamo curato un po' di anni fa. Bene. E ritornerà per fare un po' di cultura anche sugli animali, certo, che è una parte importante per noi del progetto. Quindi in occasione tante cose non si sanno e è invece prezioso saperle, naturalmente. Sì. E ringraziamo anche Cerchetrovo, che è stato grandissimo perché ci ha messo ogni settimana dei cani Randagiamo ben visibili da poter adottare in modo. E avete avuto riscontro? Assolutamente sì. Bene, quindi bene. Tanti partner, tante persone che si offrono di darci una mano, preziosissime. Fate un lavoro anche voi molto prezioso, insomma. Grazie, quindi grazie. Ci fa sempre molto piacere parlare di Randagiamo. Io ringrazio la professoressa Silvana Diverio, grazie Dipartimento di Medicina Veterinaria, e le randagenti nell'ordine: Claudia Enas, Chiara De Filippi, grazie, Martina Iavoni e Beatrice Boccini. Grazie, grazie a tutti voi, grazie, buon lavoro davvero, grazie, grazie per quello che fate, perché grazie, ripeto, di nuovo è un lavoro davvero prezioso. Grazie, grazie anche a lei professoressa. Vi ricordo ancora Randagiamo, attraverso la pagina Facebook che avete visto scorrere più volte potete contattarli e senz'altro fare una riflessione, almeno una riflessione intanto, su questi cagnolini da adottare. Grazie per averci seguito, ci vediamo giovedì prossimo 21:30 TEF Channel.